Amici di TV Mondo, buongiorno. Siamo ad Appiano Gentile alla Pinetina. Si è appena conclusa la conferenza stampa con il mister Stramaccioni per la partita di domani Inter-Cesena. Parlando degli avversari, il mister Stramaccioni sostiene che anche se in zona retrocessione il Cesena è una buona squadra, anche perché nell'ultima partita con la Juve ha perso soltanto negli ultimi 10 minuti. Domani scenderà in campo un Inter strepitosa, la formazione è già stata scelta ed entreranno anche Milito e Pazzini. Cambia l'interpretazione degli ultimi 20 metri, cioè di quei giocatori che fanno parte dell'area di rigore. Buona visione. Buongiorno. Partiamo parlando dei nostri avversari. Una situazione di classifica particolare, un momento particolare, quello che sta attraversando il Cesena. Quali sono le insidie? Qual è la seconda cosa che possiamo dire? Guarda, sicuramente il Cesena è in un momento brutto perché sicuramente coincide con la loro retrocessione, però analizzando le ultime prestazioni, il Cesena ha perso solamente con la Juventus e a 10 minuti dalla fine, e giocando una partita di alto profilo da un punto di vista dell'intensità. Massimo rispetto per il Cesena, ma domani penso e sono concentrato e voglio la grande Come hai preso le parole di Moratti, che ha detto io comunque penso solo a Stramaccioni. linea. È ovvio che invece le parole che il Presidente ha speso ieri mi danno forza, dai, mi danno carica, più di quella che ho. Al tuo futuro è ancora troppo lontano, un pensierino ce lo fai se dovesse arrivare una riconferma, sarebbe un sogno che si realizza. Il sogno è essere stato scelto. Il sogno è essere stato scelto, se lo dico sinceramente. Adesso sono allenatore dell'Inter, mi sento allenatore dell'Inter. Con questi calciatori stiamo lavorando tanto. Il mio futuro è Inter Cesena. Poi quello che deciderà il presidente lo vaglieremo al 15 di maggio. Poi un'altra cosa, volevo chiederti come sta Milito e se domani potrà giocare Pazzini, come dicevi la scorsa settimana, che si sta allenando con grande professionalità. Ma guarda, Milito sta bene, ma non è mai stato male, te la rovescio, nel senso lui ha accusato un affaticamento a fine partita a Udine, ma si è allenato, ha fatto come si dice, il post-gara il giorno dopo. Ma poi si è allenato regolarmente, sì. Giampaolo si è allenato in maniera strepitosa, è carico e sta bene e sono convinto che domani sarà la sua partita. Qualcosa in più su Mbaye, la convocazione, qualche le caratteristiche a chi lo conosce meno, insomma, del giocatore. Ma Ibrahima è un calciatore, è un difensore, e lui ha giocato nelle giovanili anche da centrocampista, però è un difensore eclettico, completo. È un diverso di piede, ma ha delle caratteristiche fisico-atletiche, ha la sua forza. Pazzini e Milito sono giocatori dalle caratteristiche diverse. E tu hai anticipato che dovrebbe giocare domani Pazzini. Volevo chiedere quanto cambia nei movimenti della squadra un giocatore che comunque è più finalizzatore, migliorato più torna indietro. Se comunque ha dovuto lavorare molto per magari stravolgere certi meccanismi, stravolgere, no, modificare certi meccanismi per mettere in condizioni pazzini che poi cross, poi le palle. Assolutamente sì, nel senso non è. Secondo me cambia l'interpretazione negli ultimi 20 metri, cioè non cambia l'interpretazione globale di squadra, cambia l'interpretazione negli ultimi 20 metri, cioè cercheremo di mettere i giocatori che negli ultimi 20 metri si trovano in area di rigore, di esprimere al meglio le loro caratteristiche. Diego ne ha di ben precise, Giampaolo ne ha di ben precise, quindi sicuramente maggiormente mettiamo in condizione Pazzini di esprimere le sue doti e maggiormente il nostro attacco trarrà benefici. Volevo chiedere cos'è cambiato nell'Inter tra la partita con la Fiorentina e quella con l'Udinese, perché con l'Udinese si è rivista una squadra che a tratti ricordava quella di una volta, un altro tipo di Sneijder, un giocatore si era un po' perso. Guarda, Wesley ha fatto una partita straordinaria e penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, però non credo che sia stata solo la grande partita di Sneijder a trascinare l'Inter a vincere Udine. Quindi io penso, secondo me è stata una vittoria di squadra, io ho visto una prestazione collettiva. Nel frattempo è tornato Forlan, quindi
questi giorni cosa hai visto in più, e Samuel come sta? Nel senso, non è stato convocato, però sta abbastanza bene. Sì, 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 sì. Allora, partendo da Walter, sta bene. Però solo una cautela. No, ma no, nel senso che ho preferito anche per le sue caratteristiche, per uno stato di forma generale, portare altri giocatori che in questo frangente si sono allenati con più continuità e secondo me stanno meglio. Allora, Asari TV, la Giappone che sta seguendo il problema, no, da quando passano Giochio Roma. Ah no, pensavo che era un attimo, che ho avuto un brivido perché ho detto questa, non ho capito. Abbiamo una traduzione. Scusi, la testa. Buongiorno. Voleva sapere che cosa ne pensa delle condizioni di Nakatomo, come gioca, diciamo, negli ultimi tempi, come lo vede. Io credo che Yuto abbia fatto ad Udine una prestazione importante. Lui, nelle partite in cui è subentrato, ha sempre dato il suo contributo in maniera incisiva. Non so se ho fatto bene i calcoli, a me sembra che siano 10 ragazzi su 22 nati dopo 1986, nel senso che è una percentuale abbastanza alta in una grande squadra. Cioè, si può dire che l'Inter del futuro è già in queste convocazioni, e quanto è importante che alla guida dell'Inter adesso sia un allenatore che come lei fino a poco tempo fa lavorava comunque con i giovani. Guarda, la seconda parte non lo so, ma la prima parte sono contento che hai fatto questa osservazione, perché inizialmente, diciamo, mi era stata associata un'etichetta che non era frutto di realtà, ma solamente frutto di quello che io vedevo in campo. Serve tempo, cioè anche per inserire i miei ex ragazzi, tra virgolette, serve tempo. Piano piano può avvicinarsi il momento della loro esposizione nel calcio che conta. So che parli di altri giocatori o di mercato, queste cose qui, però a Stramaccioni allenare Lavezzi ti piacerebbe? E come lo valuta come giocatore a livello tecnico, se ti piace, fai caso anche ai tuoi moduli? Questo potrebbe essere il primo momento di rottura con Franco Bombi, perché non me l'ha mai mandato in campo. Questa è una cosa molto grave e io non l'ho mai avuto a disposizione, quindi adesso mi informerò se non me l'ha mai dato a disposizione. Però ti piace? Mi piacciono i miei tutti.